È una giornata molto importante qui a Bruxelles perché si approvano i primi 12 piani, l'Italia è nel gruppo di testa e quindi arrivano circa 200 miliardi da spendere nei prossimi 5 anni per riforme, investimenti. Possiamo cambiare un po' il futuro della nostra economia e dobbiamo farlo con dei ritmi, con degli impegni davvero straordinari. Quindi ci vuole spirito di coesione e collaborazione tra tutte le istituzioni, un po' di quello spirito di coesione che in questi giorni abbiamo tutti celebrato per la magnifica vittoria della nazionale a Wembley.